Siamo tutti curiosi di sapere magari con che strumenti lavoreremo nel futuro, per cui invito subito a salire sul palco Nicoletta Iacobacci, Future Media Strategist. Ha un curriculum impressionante, per cui faccio anche fatica a fare la sintesi, direi che ce l'abbiamo tutto finto. Perfetto, allora Nicoletta, poi ci vediamo sul finale per una bella chiacchierata. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare Consultic per avermi invitato a questo convegno, perché devo dire che la finanza non è proprio la mia materia. Io ho imparato moltissime cose, potete anche farmi delle domande dopo quando ho finito. Dunque, io invece inizierei con una domanda per voi. Se riesco, non so come fare. La tecnologia. Esatto. Ce la faremo, eh? Qualcuno mi può aiutare, per favore? Ecco, sì, lì. Perfetto. Perfetto, grazie. Allora, io vorrei iniziare con una domanda. Voi sapete un dispositivo che avete o in tasca o nella borsa che ha la stessa potenza di un supercomputer di 20 anni fa? Dunque, io parlo ovviamente di questo, dello smartphone. Letteralmente è 1 milione di volte più veloce, 1 milione di volte più economico e 1000 volte più piccolo del computer che ci ha portato sulla Luna. Letteralmente. Che cosa c'è qua dentro? Una telecamera, anzi ce ne sono due. È un dizionario grandissimo, la mappa del mondo, la televisione, la radio, un CD player. Possiamo comprare, possiamo prenotare, possiamo giocare, cercare e c'è anche un telefono. E pensate che tutta questa tecnologia, solo 20 anni fa, pesava 60 kg. Oggi è tutto qua, in questo piccolo dispositivo. Questo vuol dire che la tecnologia cresce a livello esponenziale. Sapete che cosa significa esponenziale? Lo vogliamo chiarire per tutti? È una formula matematica, è 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, eccetera. Applicatela alla tecnologia. Abbiamo una crescita velocissima. Quindi noi andiamo avanti verso un futuro che sarà più piccolo, più economico e più veloce. Quello che vorrei fare oggi con voi è portarvi in un piccolo viaggio, diciamo nel futuro da qui a 10 anni. Quindi vi chiederei per favore di allacciare le cinture di sicurezza e di venire con me. Quindi vorrei iniziare con la connessione. Voi sapete che compagnie come Google, come Facebook, come la Virgin, stanno lavorando a progetti che daranno una connessione globale a 8 miliardi di persone. Quindi noi avremo 8 miliardi di persone, o saremo tra gli 8 miliardi di persone che saranno collegati a una connessione veloce 24 ore al giorno. Questo che cosa significa? Significa una conoscenza globale, knowledge, conoscenza globale sempre a nostra disposizione. E un conto è con questo, ma un conto è con queste qua. Queste sono le smart lens, le lenti a contatto intelligenti. E non è ancora un esperimento, esistono già, Google ne ha già fatta una che è per un discorso medico, per i diabetici, però è già funzionante. E come vedete ha circuiti, può registrare dei dati, probabilmente si può collegare in rete, quindi potete immaginare che cosa significa connessione globale ad alta velocità direttamente nei nostri occhi. Cambierà un attimo tutto il discorso. Chiaramente le lenti che cosa sono? Sono dei wearable, degli indossabili. Sicuramente sono gli indossabili più ambiti, solo che noi oggi abbiamo anche un'altra cosa, che sono gli insideables. Insideables vuol dire qualcosa che va dentro. Questo forse è il più famoso, è una piccola pillola che si ingoia e ha una telecamera e praticamente ha la stessa funzione di quelle procedure un po' invasive, tipo la gastroscopia. E poi si eliminano. Quindi questo è diventato la tecnologia. E pensate alla medicina, come in qualche modo può essere impattata da queste tecnologie. Un'altra tecnologia interessante sono le interfacce di cervello.
La Intel ci assicura che in 4 anni, quindi nel 2020, noi saremo in grado di avere delle interfacce che in qualche modo ci renderanno la comunicazione col computer possibile senza il mouse, direttamente col nostro cervello, acquistabili in negozio tra 4 anni. Molto importante, secondo me, è l'impatto invece della tecnologia della stampante 3D. Ora, io la vorrei solamente applicare in questo momento alla protesica. Perché? Perché oggi noi siamo in grado di stampare una protesi personalizzata a casa in non troppo tempo. E vi vorrei far vedere un video su questo. Questa protesi è stata stampata in 42 ore. Al costo di $3,000, che vuol dire 30 volte più economica di quello che costa oggi sul mercato. È ovviamente attaccata ai muscoli che con dei sensori possono manovrarla. Ovviamente questa compagnia ha già vinto molti premi, dovrebbe essere già in distribuzione. E chiaramente una situazione del genere in qualche modo fa disruption alla sanità, in qualche modo destabilizza la sanità. E infatti io vorrei parlare proprio della destabilizzazione della sanità. Per esempio, non so se conoscete questo dispositivo. Si chiama Scanadu Tricoder, piccolo, si mette in tasca, è collegato chiaramente allo smartphone e direttamente al medico, al nostro medico personale curante, e al semplice tatto questo dispositivo può misurare la febbre, il battito cardiaco, la pressione del sangue, l'encefalogramma, l'ossigeno che è nel sangue e addirittura il livello di stress. È come avere in un certo senso che cosa? Un pronto soccorso in tasca che parla direttamente col nostro medico, e questo è a disposizione tra poco. Quindi veramente la tecnologia sta modificando la nostra società. Questo è un discorso un pochino più forse inquietante, ma molto importante da prendere in considerazione, ed è l'ingegneria genetica. Non so se conoscete una procedura che si chiama CRISPR, che dà la possibilità di intervenire nel genoma in maniera molto semplificata. Dunque, voi sapete che il genoma, il DNA, è praticamente formato da lettere, da 4 lettere, che mescolate insieme danno delle parole, e queste parole significano degli aminoacidi. Chiaramente chi è in grado di leggere questo linguaggio, perché è un linguaggio con parole e lettere, sono sicura che avrà una professione molto ambita e molto ben pagata in un prossimo futuro. Però nello stesso tempo queste persone che saranno in grado di leggere questo linguaggio avranno anche una grande responsabilità, perché tutto sommato che cosa conosceranno? Conosceranno il codice della vita, il life coding, la struttura del DNA, perciò avranno la possibilità di modificare l'essere umano, il vegetale. È veramente molto importante e eticamente anche un po' questionabile. E poi non possiamo non parlare di intelligenza artificiale. Oggi, per esempio, l'intelligenza artificiale la utilizziamo già. Chi ha uno smartphone, un iPhone, Siri, l'applicazione Siri, che è un assistente praticamente, è intelligenza artificiale, è chiamata Artificial Narrow Intelligence, ANI, narrow, stretta, perché si occupa solamente di una funzione. Però noi stiamo già lavorando alla AGI, che è l'intelligenza Artificial General Intelligence, che significa l'intelligenza che è in qualche modo equiparabile a quella umana. Però equiparabile a quella umana che cosa significa? Significa che questa gente, questa intelligenza, deve anche acquisire in qualche modo la coscienza o la concezione di individuo, di individualità, quindi deve diventare senziente.
e quindi siamo ancora abbastanza lontani, però subito dopo c'è l'artificial super intelligence, che è quella che oggi sta determinando molte discussioni tra grandi nomi, scienziati, filosofi, eccetera. Perché? Perché dobbiamo considerare, abbiamo detto che la tecnologia cresce a livello esponenziale, quindi va molto svelta. E oltretutto va molto svelta e ha tutta la conoscenza a disposizione. È più svelto di noi e saprà molto più di noi in maniera più veloce. Quindi che cosa è il problema? È come faremo noi in qualche modo a governare queste entità? E non solo. Quali sono gli esempi che abbiamo? Quelli che ci dà il cinema e la fantascienza, che sono abbastanza inquietanti. Quindi anche lì bisognerà in qualche modo pensare bene prima di sviluppare un'intelligenza che è più potente della nostra. E ovviamente non posso non parlare delle macchine autonome. Ahimè, sappiamo che Tesla ha avuto un incidente mortale, sappiamo che Google ha avuto qualche piccolo incidente, però non è più un esperimento. Questi sono veri. Quello bianco è a Lione. 15 persone, non ha guidatore, percorsi molto brevi, 6 chilometri, ma funziona, esiste. L'altro è in Australia, a Perth, ancora non so se è in funzione, ma lo sarà a breve. Quindi questo non è un esperimento, sta diventando una realtà. Sta diventando una realtà con tutto quello che comporta nell'industria del trasporto. E poi ovviamente devo parlare della realtà virtuale, che un po' è il mio argomento, il mio secondo cappello. E chi è che ha provato gli Oculus Rift o perlomeno ha avuto un'esperienza di realtà virtuale qui? Nessuno. Oh, due. Perfetto. Allora, che cos'è la realtà virtuale? È la possibilità di essere immersi, anzi di essere presenti a una realtà che è stata ricostruita o filmata, che non è inquadrata come tutto quello che vediamo su dispositivi, cinema, giornali, piccoli iPhone, iMac, no, è una realtà a 360, nel senso che noi possiamo girare la testa, possiamo guardare e abbiamo tutto a disposizione. E chiaramente è un attimo inquietante o perlomeno sbalestrante. Perché? Perché il cervello, ed è per questo che si ha sempre un po' la nausea quando si prova all'inizio, vede una realtà come quella che vediamo senza nessun tipo di dispositivo, però non vediamo i nostri piedi, non vediamo le nostre mani. Quindi il nostro cervello dice, ehi, che succede? Non capisco. Comunque la realtà virtuale sembrava che fosse un hype, un fuoco di paglia, come il 3D, vi ricordate? Chi è che ha la televisione 3D a casa? Probabilmente quasi tutti. Chi la usa? Nessuno. Invece la realtà virtuale sta diventando un nuovo mezzo di comunicazione. Intanto perché stanno nascendo nuovi dispositivi ogni giorno, come i funghi. E poi perché molte compagnie stanno investendo molto denaro e non è solamente più un mezzo di comunicazione per l'entertainment o per i videogiochi, no. Per esempio, immaginate il settore immobiliare. Un conto è vedere delle immagini di una casa sul web o sul giornale, un conto è poterci camminare dentro, è diverso. Il settore delle automobili, l'advertisement, la pubblicità, sta veramente diventando una tecnologia molto pervasiva. Vi vorrei far vedere a livello di comunicazione che cosa sta facendo la Microsoft con il loro dispositivo di realtà aumentata, che è differente. La realtà aumentata è invece la possibilità di sovrapporre degli oggetti, o in questo caso delle persone, a quello che voi vedete quotidianamente nel momento in cui la utilizzate. Guardate. Questo signore sta per fare una telefonata a qualcuno e praticamente fa una cosa che chiama holoportation, perché il dispositivo si chiama HoloLens e praticamente diventa un ologramma che diventa quasi vivo nella sua stanza. E non solo, può anche registrare e poi rivederlo. Cioè, è abbastanza incredibile. E questo non stiamo parlando di futuro tra 30-40 anni. Stiamo parlando di mesi, eh? Di qualche anno, non di più. E credo che sia abbastanza importante saperlo. Quindi queste tecnologie
In che modo stanno modificando, per esempio, il nostro futuro, l'economia, il nostro lavoro? Lo sapete che il precariato sta crescendo in maniera abbastanza incredibile? Addirittura si parla di cosa? Di reddito di base. Io vengo dalla Svizzera, vivo a Ginevra, e in Svizzera abbiamo molto parlato del reddito di base, e non solo, abbiamo fatto anche un referendum. In Finlandia hanno deciso di fare un pilota. Hanno identificato 2.000 o 3.000 persone che sono in questo momento in disoccupazione e che perciò percepiscono un reddito di disoccupazione e lo vogliono modificare in reddito di base. Stessa spesa, cioè non cambia la cifra, cambia il concetto. Cambia il concetto perché chiaramente l'emarginazione sarà in qualche modo molto minore, perché la burocrazia sarà sicuramente molto più snella e perché forse in qualche modo si riuscirà a far salire il tasso d'occupazione perché non essendo in disoccupazione magari la persona che ha già un reddito di base può seguire la passione magari, la creatività, non si sa. Comunque questo pilota dovrebbe iniziare nel 2017, dovrebbe in qualche modo durare per 2 anni e vedremo come andrà a finire. E poi bisogna anche considerare il grande cambiamento quando avremo le industrie, lasciatemi dire, uberizzate. Che cosa vuol dire uberizzate? Immagino che tutti voi sappiate che cos'è Uber, giusto? Sì o no? Ok. E le industrie si stanno in qualche modo uberizzando o come Airbnb. E questo che cosa succederà? Cosa comporterà? Chi sarà colui che, chi governerà l'economia? L'economia sarà governata da imprenditori, da grandi compagnie, sarà frammentata, sarà all inclusive. Non lo sappiamo, però va considerato. E poi ovviamente bisogna parlare di robot e di quello che stanno facendo i robot, che in qualche modo stanno rubandoci il lavoro, rubando il lavoro agli umani. Noi dobbiamo sapere, sappiamo che in tutte le rivoluzioni, come nella rivoluzione industriale, alcuni lavori spariscono e altri vengono creati. Qual è il nostro problema oggi? È che sparizione e creazione non vanno di pari passo, non vanno alla stessa velocità. E quindi abbiamo dei problemi. E questo perché? Perché le tecnologie crescono a livello esponenziale. E sembra che oltretutto le organizzazioni si adeguino alla trasformazione digitale in maniera lenta o addirittura in maniera errata. Sapete voi la storia della Kodak, vero? Ve la racconto. Allora, la Kodak, compagnia enorme, 140.000 impiegati in giro per il mondo, facevano cosa? Rullini fotografici, il famoso Kodak Moment. Poi succede che un impiegato della Kodak inventa una cosa, la fotografia digitale. Va da uno dei capi e dice, guardi, io ho inventato questa cosa, la fotografia digitale. Chiaramente il capo, probabilmente pugno sul tavolo, dice, ma noi siamo Kodak, noi facciamo rullini, questa cosa qua non ci interessa. Nel frattempo, e questo non so se è una leggenda metropolitana, ma probabilmente no, in un garage o in una cantina che cosa succede? Che un gruppo di ragazzetti stanno facendo una cosa che si chiama Instagram, che poi è stata comprata da Facebook, ha delle cifre gigantesche, erano in 13 quando è stata acquistata. Bene, non so se per Instagram o meno, comunque dopo 2 anni Kodak, bancarotta. Questo perché? Perché non si è adeguata alla trasformazione digitale. Quindi bisogna stare attenti. Cosa ci riserva il futuro? Ci riserva che le organizzazioni in qualche modo devono cambiare. Da 5 anni noi abbiamo una nuova razza di organizzazioni. Si chiamano exponential organization, organizzazioni esponenziali, che stanno veramente cambiando la nostra società. Di nuovo, guardate Uber nel trasporto e Airbnb nel turismo. Che cos'è un'organizzazione esponenziale? Intanto è un'organizzazione che ha eliminato la crescita lineare, che sfrutta i beni come in una comunità, che crea algoritmi per la gestione, quindi molto molto facile, molto snello, che usa il big data in maniera giusta
e globale, e che oltretutto ha non eliminato, ma ha reso la burocrazia molto minima. Questo bisogna fare, queste sono le organizzazioni a livello esponenziale, e in questo modo probabilmente si riuscirà a stare in vita. Un'altra tecnologia che probabilmente è quella che vi interessa maggiormente è il blockchain. Come per l'internet, che in qualche modo ha democratizzato i modi di informazione e ci sono industrie che si sono dovute adeguare nel processo, così il blockchain promette di democratizzare il valore. Che cosa significa questo? Anzi, che cos'è il blockchain? Il blockchain non è altro che, intanto, è la base del Bitcoin, della moneta virtuale. E praticamente è un record, è la possibilità di registrare tutte le transazioni e non solo, di avere tutti i partner, tutti gli stakeholders di questa transazione coscienti di quello che è successo. E se ci sono poi dei cambiamenti, tutti gli stakeholder devono saperlo. È una roba assolutamente facile, matematica, ma che in un certo senso anzi garantisce che cosa? La trasparenza. Quindi a livello finanziario, pensate, le banche tutto sommato perdono un po' di identità, ma non solo, questa sarà una tecnologia che sarà utilizzata dai notai, dagli avvocati. Voi sapete che esistono già degli avvocati digitali, avvocati che non sono persone, ma che sono online e sono fatti da algoritmi e sono in grado di scrivere dei contratti, di firmarli con la firma digitale e di amministrare. Voglio raccontarvi un aneddoto. Un ragazzino teenager in Inghilterra si è fatto il suo avvocato digitale, che è riuscito a far cancellare ben 160.000 multe. Ne avremo bisogno qui in Italia tutti quanti. Un ragazzino teenager. Quindi questa è la tecnologia che cresce a livello esponenziale. E quindi in un certo senso io voglio dirvi che siamo in un momento di evoluzione di tutto, sicuramente di evoluzione dell'uomo. È chiaro, interveniamo a livello genetico, cambiamo il nostro DNA, quindi stiamo intervenendo nell'evoluzione, ma anche un'evoluzione appunto di tutto. Perché? Non è solamente perché avremo le macchine senza conducente, probabilmente avremo anche le imprese senza umani. Avremo delle imprese che saranno in rete, che riusciranno ad avere dei fondi e dei finanziamenti per comprare delle automobili. Facciamo finta che io devo chiamare un taxi. Quindi l'impresa che contatterò sarà un'impresa in rete, gestita da algoritmi, che è stata capace di avere dei fondi, ci sono gli avvocati, non ce lo dimentichiamo, digitali, che probabilmente non avrà sede, sarà appunto in rete, e io non saprò nemmeno che questa organizzazione è gestita non da uomini ma da macchine. Questo è un po' il nostro futuro. Quindi io a questo punto chiedo a voi, che cosa farete voi? Come pensate di restare attivi, presenti e di successo in un futuro del genere? Questo vi dovete chiedere. Per questo motivo dovete in qualche modo seguire la crescita delle tecnologie emergenti, perché altrimenti prima o poi nasce qualcosa che impatterà il vostro lavoro, e allora lo dovete fare ora. Non voglio essere pushy, però sì, un pochino sì. E quindi vorrei anche adesso chiudere con delle previsioni fatte da Ray Kurzweil, che è il cofondatore della Singularity University, alla quale io sono andato, ho partecipato, e che ha veramente completamente cambiato un po' la mia vita, perché io prima mi occupavo di media digitali, e adesso mi occupo di tecnologie che crescono a livello esponenziale. E quindi Ray Kurzweil ci dice che alla fine del, diciamo, dopo il 2020, intanto noi avremo la possibilità di debellare quasi tutte le nostre malattie, perché avremo dei piccoli nanobots che entreranno nel nostro corpo e in qualche modo, io la vedo un po' come un cartone animato, perché ancora sono un po' forse piccola, vedo questi pilotini, questi soldatini che vanno dentro, sparano alle cellule
malvagie e maligne, però avremo dei nanobot che ci renderanno in qualche modo senza malattie. Il cibo, sembra che il cibo in qualche modo si modificherà. In America, anche in Europa, però in America è più importante, c'è una bevanda che si chiama Soylent e che contiene tutti gli elementi nutrizionali. È stata fatta per quelli che corrono, non hanno possibilità di mangiare. Io sono sicura che qui in Italia non funzionerà, per fortuna. Io vivo in Svizzera, però sono italianissima da questo punto di vista. Però esiste, il cibo sarà impattato. Stanno creando della carne che non è animale, ma è carne sintetica e che ha lo stesso sapore, però è molto più magra e quindi fa molto meno male. Cioè, una roba da non pensarci. Le macchine autonome saranno una realtà, già in qualche modo lo incominciano ad esserlo. L'unico problema sarà che noi umani non potremo guidare in autostrada. Facciamo un salto nel 2030, cosa succede? La realtà virtuale non sarà più virtuale o aumentata, sarà la nostra realtà. Quindi forse bisognerà riconsiderare che cosa vuol dire realtà. E poi avremo la possibilità, e ci stanno già lavorando oggi, di cancellare i brutti ricordi nella nostra memoria. Che è un po', fa un po' pensare, perché l'essere umano, tutto sommato, è determinato e creato da cosa? Dalla nostra memoria, dai nostri ricordi. E se noi cancelliamo quelli brutti, che cosa diventiamo? Umani? Ancora umani? Boh, non lo so, però è da pensare, da vedere quello che stanno facendo. Facciamo un ultimo salto nel 2045, dove noi avremo un'intelligenza molto superiore ad oggi, perché saremo in grado di connettere, sembra, detto da Ray, la nostra corteccia cerebrale con una corteccia cerebrale sintetica che sarà nel cloud, che sarà nella rete. E quindi la nostra intelligenza sarà molto potenziata. Poi saremo sempre giovani, cioè probabilmente, non dico che non moriremo, ma avremo una vita molto più lunga, bellissimi, giovanissimi, e saremo anche un po' aumentati, perché abbiamo visto che abbiamo le protesi ormai stampabili in casa. E oggi, oltretutto, con le cellule staminali, sono riusciti a creare una pelle sintetica che sembra vera. Perciò immaginatevi la pelle sulla protesi. Come facciamo a scoprire se io sono tutta umana o magari sono un po' cyborg, un po' aumentata? Non lo sappiamo. Quindi io, l'ultimo messaggio che vi voglio dare è: controllate che cosa succede a livello di tecnologie emergenti. Perché intanto è molto affascinante. E anche perché domani può impattare, o domani mattina può impattare il vostro lavoro. Grazie mille. Grazie Nicoletta, non sappiamo ancora bene se spaventarci o incuriosirci, sicuramente ci hai incuriosito tutte molto. E due. Adesso ci fermiamo per un paio di minuti per qualche osservazione aggiuntiva che immagino avranno in molti, non avrete delle domande solo sulle motociclette, ma anche su tutto quello che abbiamo sentito. Io mi sono presa un po' di appunti perché davvero qualche cosa l'avevo annusata, l'avevo sentito parlare, ma qualche cosa veramente ci giunge completamente nuova. Vedo che comunque il mondo della finanza non lo hai ancora scandagliato, o ci riservi qualcosa di particolarmente... L'ho detto subito, purtroppo non no, è la vabbè. Mia... Sai, questo qua è anche un mestiere che ha molto bisogno ancora di relazione umana. Qua, la prima curiosità che mi viene da chiederti, visto che poi tu hai detto che è anche un po' il mondo che ti interessa un po' di più, il tema della realtà virtuale aumentata, ma tutte queste figure che ci girano intorno e che non sono vere, no? Ma che creiamo con questi dispositivi che mettiamo in testa, questi occhiali. Ma che cosa serve tutto questo? Ce lo puoi spiegare? Cioè, in futuro combattere la solitudine delle persone, penso alla popolazione degli... mentre per tante novità, le implicazioni pratiche le possiamo già vedere, su questa io mi sono interrogata un po'. Beh, in un certo senso io credo che siamo un po' viziati, nel senso che abbiamo bisogno sempre di più di avere degli stimoli e quindi stiamo cercando di avere sempre più stimoli, sempre più alti. Evidentemente non ci basta più guardare, o ancora ci può bastare guardare un bel film, encadré, cioè in un quadro, però abbiamo bisogno di stimoli diversi. Ahimè, purtroppo la tecnologia è questa, che spinge sempre di più. Spinge. Abbiamo visto qualche sera fa, probabilmente molti di voi l'hanno visto, presa
non presa diretta, l'altra trasmissione su Rete di Riccardo Iacono, adesso non mi ricordo come si chiama, era proprio tutta sulla, sul robot del futuro e sulla realtà virtuale aumentata, che ha molto a che fare anche col sesso, perché poi quello, ecco, infatti, ecco, le derive. Posso poi, parlarne di questo? Il problema è che i nostri figli e addirittura i nostri nipoti, già vediamo i bambini piccolissimi come interagiscono con l'iPad. Cioè, a un anno, 8 mesi, un anno, già sanno come aprirlo, chiuderlo, muoversi, eccetera. Loro hanno la tecnologia nel sangue. Il problema è che oggi i bambini sono lasciati un po' soli con la tecnologia e si devono gestire da soli con la tecnologia, e quindi la tecnologia, ahimè, è molto sexy. La tecnologia ti prende e poi sei rovinato. Io sono una di quelle, nel senso che cerco di limitare il mio uso con la tecnologia. E quindi, per esempio, io sono stata giuria di un grosso evento sulla realtà virtuale dove c'erano anche dei contenuti abbastanza pornografici, devo dirlo. E tutto sommato è un po' triste alla fine, perché il problema qual è? Che noi oggi a livello tecnologico siamo in grado di riprodurre con degli stimoli cerebrali le emozioni. Siamo in grado di produrre la serotonina, la dopamina, l'ossitocina, eccetera. E quindi questi giovani ragazzini lasciati soli con la tecnologia alla fine avranno il confine tra realtà e realtà ricreata assolutamente confuso, capito? Quindi è un po' un problema. È un problema che riguarda anche molti adulti, però, secondo me. Senz'altro. Ma anche perché è molto più facile vivere in una realtà ricreata, perché tutto sommato è molto più comodo, non ti crea tutti i problemi della realtà vera. Certo. Per esempio, parlando di robot, nei paesi orientali, in Giappone, stanno lavorando su dei robot che sono delle umanoidi di silicone, perciò hanno anche al tatto, sono quasi come sì. degli umani. Hanno anche un minimo di intelligenza artificiale, perciò riescono anche a rispondere e diventano dei companion, diventano esatto. delle compagnie, infatti. Perché è più facile. Molto interessante invece tutto il campo della salute, della sanità, sì. Osservavo i visi delle persone a cui si mette la protesi fatta con la stampante Beh. 3D e devo Beh. Dire che la faccia di queste persone che magari dopo tanto riconquistano la mobilità con la mano è Ma non solo, lì forse un terreno ci sono gli esoscheletri che danno la possibilità a chi non ha più l'uso delle mani e delle braccia, delle gambe, di muoversi. Sono delle tute che sono legate al cervello e che danno la possibilità di movimento, di camminare. E addirittura si sta provando con degli stimoli cerebrali per vedere se si riesce di nuovo a stimolare il movimento. In pochissimo tempo noi avremo un cambiamento a livello sociale. Incredibile, infatti, anche perché i tempi sì. si sono accorciati drasticamente di queste rivoluzioni, infatti, sì. quindi il 2020, come ci indicavi, magari il 2045 più lontano, molti di noi non ci arriveranno, il 2020 però... È domani, sono 4 anni. Esattamente, infatti. Allora, avete delle domande, delle curiosità su questi super mega trend? Avete paura che in qualche maniera il mondo a cui appartenete possa essere drasticamente ribaltato anche da tutto quello che sta accadendo, oppure avete delle osservazioni anche in termini di opportunità che si stanno creando per voi? Sì, sì, adesso arriva il microfono, ce l'abbiamo, una di qua, si è alzata di là una persona, ma avevamo una... Lei è la seconda volta già che interviene. Qualche uno deve pur movimentare, no? No, ma se non si preoccupa. Ah sì, perché ce l'ho una, io lo do. Non si preoccupi. Sono velocissimo. Assolutamente. La cyber security, a sto sì. punto, a che livello arriva? Cioè, intendo dire, perché dal momento che diventa tutto realtà virtuale qui dentro, ci sarà necessità di proteggere il sistema, no? E quindi, come la vede lei, la cyber security? La vedo che non avremo più privacy. La vedo che, per esempio, ci sono già delle compagnie che stanno provando a fare dei test di immettere dei sensori dentro le mani degli impiegati, per aprire le porte, in Svezia, per aprire le porte, per far funzionare la fotocopiatrice, per accendere il computer. Quindi la privacy non esiste più. E la cyber security saremo sempre più controllati, ahimè, perché più alziamo il tiro e più controllati dobbiamo essere. Eccoci qua, si stanno alzando un sacco di mani, questo ci fa molto piacere. Vediamo dove possiamo far raggiungere il microfono. Ok, hanno deciso che preferiscono quell'area adesso. Salve, buonasera, sono Massimo Vicari, consulente indipendente. Di domande riballo, limito a due.
Ok. La prima, vabbè, dimenticavo di citare anche RoboAdvisor che ci tocca da vicino in questo mondo tecnologico. Certo. Quello che volevo chiedere, visto che sulla realtà virtuale soprattutto, normalmente il nostro cervello è abituato a cancellare tutte le cose che non interessano fondamentalmente, mentre invece gli stimoli artificiali sono fatti apposta per andare a toccare l'attenzione delle persone. In un mondo in cui avremmo una realtà virtuale estremamente potente, non è il caso che l'etica e poi la legislazione facciano che cosa, scusi? Che l'etica e poi la legislazione facciano un balzo in avanti per impedire un proprio in modo tale il cervello non vada fritto. Attenzione. In maniera pesante. La seconda domanda. Facciamone una alla volta perché sennò okay. Io non mi ricordo. Chiedo scusa. Dunque, sul discorso dell'etica ha aperto un vaso di Pandora, glielo dico subito, perché io l'anno scorso ho preso un dottorato ed è proprio sulle tecnologie esponenziali e sull'etica, che si chiama Exponential Ethics, perché dobbiamo parlare delle conseguenze. Io quello che sto cercando, che ho fatto anche con voi oggi, è darvi degli input per pensare alle conseguenze di queste tecnologie. Sicuramente l'etica va non solo riportata, ma va insegnata, bisogna riportare, ritornare indietro alla filosofia, vedere quello che ha detto Aristotele, che cosa vuol dire l'happiness, la felicità, in che modo, qual è la virtù. Qui bisogna ritornare alla filosofia, la filosofia deve ritornare nella nostra vita e deve affiancare chi crea nuove tecnologie, coloro che stanno creando i robot sono dei container, sono dei contenitori dell'intelligenza artificiale, però per esempio si parla di intelligenza artificiale, i droni con il diritto di uccidere, vogliamo lasciare in mano a delle macchine il diritto di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato? È un discorso gigantesco questo. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. E anzi, la mia linea di condotta è proprio questa. La seconda domanda ha a che fare più con la scelta di tecnologie. Abbiamo visto nel tempo che vi sono alcune tecnologie migliori di altre. Penso al VHS che ha vinto sul Betamax, che era molto più forte, o al Blu-ray che ha perso col concorrente, se non ricordo quale ditta. Come si fa a scegliere e capire... Non si può vedere il futuro, chiaramente, ma riuscire a puntare su tecnologie effettivamente vincenti è impossibile, bisogna quindi prendere tutto nel mucchio? Ma non lo so, è un po' come, intanto è il mercato che lo decide, numero uno, e numero due è un po' come nella finanza, come si fa a capire qual è... Il consulente finanziario che fa per noi. No, non solo, ma qual è poi il titolo che è più di successo o meno di successo? Bisogna avere il naso... Bisogna leggere, seguire, essere informati. È solo quello. E poi è anche successo, è anche quello che la gente... Non si può dire che cosa avrà successo, non lo sappiamo, perché dipende da quello che la gente decide. È difficile. Fin dai tempi di Galileo, la Chiesa ha cercato sempre di porre ostacoli a questa innovazione, a tutte queste cose qui. Lei nel suo lavoro... Ha avuto qualche reazione da parte della Chiesa di tutti? Adesso la sorprenderò. La censura? La sorprenderò. Perché, sì, la sorprenderò. Perché ho partecipato un anno fa a un convegno a Roma, organizzato dall'Università della Chiesa, l'Anglicanum credo che si chiami, e sulla roboetica, sulla robotica. È fatto da gesuiti e loro sono molto informati di quello che sta succedendo. È chiaro che per me, io ero abbastanza così sorpresa perché, per esempio, noi non so se conoscete che cos'è l'ectogenesi. L'ectogenesi è una procedura che praticamente dà la possibilità di creare una vita senza il ventre materno. Noi oggi siamo già in grado di fertilizzare un uovo e tenerlo in vita per 14 giorni. Il 15° lo dobbiamo sopprimere. Perché? Perché incomincia a sviluppare una cosa che è una specie di spine, di spina, e che lo rende individuale, non si può più suddividere e quindi va soppresso. Poi abbiamo un gap che non siamo ancora in grado di colmare e poi abbiamo, dalla 22esima settimana possiamo farlo. Ultimamente un consorzio di università inglesi e americane sono riusciti ad avere un embrione molto solido, molto sano e che hanno dovuto sopprimere alla 14esima settimana, anche se io sono convinta che in alcuni paesi, e sappiamo bene dove, stanno tranquillamente provando a farlo. Perché dico questo? Perché
tutto sommato, se riusciamo a fare un bambino, mettiamola così, senza la mamma, insomma, crea un po' di scompenso a livello di chiesa, perché, voglio dire, gli cade tutto il castello di carte. E però sono molto... Però osservano, insomma. Sono, non solo osservano, parlano, nel senso che sono protagonisti, sono molto interessati, non sono marginali, assolutamente. Io sono rimasta veramente sorpresa da questo punto di vista. Qualche altra mano alzata? Eccoci qua adesso il microfono, un attimo qua. Una domanda avevo, prima aveva fatto un piccolo accenno per quanto riguardava il blockchain e il bitcoin, volevo sapere come vedeva lei la criptovaluta. Come vedevo io, scusi? La criptovaluta. Che non è quella di Superman, la criptovaluta. Non lo so, io devo dire non è veramente la mia materia questa del blockchain, della criptovaluta. A livello personale li posso dire che sicuramente avremo bisogno di questa tecnologia, o perlomeno abbiamo bisogno di trasparenza. Tutto ciò che ci dà la possibilità di vivere in una situazione di trasparenza, anche perché non avremo più tempo di stare dietro a quello che succede per esempio in Italia. Quindi secondo me ci sarà, ma come dico, non è la mia materia. Eccoci qua. Lei, se non ho capito male, prima ha parlato di sburocratizzazione che porterebbe la tecnologia. Beh, sì. Allora la mia domanda era: noi abbiamo la classe politica che vive esclusivamente o quasi di burocrazia, massacrando l'iniziativa privata. Come si conciliano? Come si concilieranno le due cose? Grazie. Forse la volta buona che ce ne liberiamo di qualcuno di troppo. No? Io intanto non vivo in Italia, devo premettere. Quello che voglio dire è che sicuramente prima o poi bisognerà adeguarsi, perché sennò ci sarà un crollo, perché comunque bisognerà adeguarsi alla tecnologia, non si può far finta di no. Quindi c'è bisogno di snellire la burocrazia. Cosa farà poi la nostra classe politica? Ahimè, non ho la palla di vetro e non lo so, e spero vivamente che ci sia, che succederà una sburocratizzazione. È difficilissima questa parola. E deve succedere in tutti i paesi, sta succedendo, dovrà succedere anche in Italia, me lo auguro vivamente. Perché sì, altrimenti siamo un po' sarà un restii sarà un rispetto problema. A tutto questo, però quando poi certi processi sono inevitabili, ineluttabili, alla fine andiamo sempre un po' in corsa, anche come sì. Tutte le direttive europee di cui parlavamo. E devo dire che delle volte noi andiamo, certo. Interrompere. Noi andiamo in corsa, però abbiamo anche dei la nostra di creatività che è straordinaria, di che diventiamo sempre che primi. Cosa, per esempio, c'è qualche esempio interessante da raccontare in questo senso, dove abbiamo avuto magari Beh, ci sono state di... delle start-up che hanno fatto grande successo in Silicon Valley. E poi, in generale, noi abbiamo questa istrionicità che ci dà la possibilità di non seguire... Ecco, noi per primi non seguiamo la linearità delle cose, perché delle volte abbiamo la cosiddetta, se posso dirlo, botta di reni che ci fa diventare primi. Una resistenza che è sì, positiva. Bisognerebbe sperare che succeda anche in un discorso così di istituzioni. Però insomma, rimarremo qua ad osservare tutto questo. Io credo che dobbiamo interrompere a questo punto anche il giro di domande, perché siamo in grande ritardo. Emanuele, mi autorizzi? Perfetto, grazie. Abbiamo adesso grazie naturalmente il riconoscimento per Nicoletta Iacobacci, grazie molte.